Storie di ragazzi di cinema nel quartiere più bello del mondo. Il quartiere di cui stiamo parlando non è il Parioli di Roma o la Conca del Naviglio a Milano, ma è l'Arancitelli di Pescara, esattamente quello, dipinto dai più come il più pericoloso e malfamato, coacervo di criminali di ogni specie, ma definito un po' provocatoriamente, un po' a buon diritto, dal regista del documentario Il Confine, Walter Nanni, il più bello del mondo. Tanto è riuscito a fare questo ambizioso progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio regionale, il Corecom, il Garante per l'infanzia regionale, tirare fuori la bellezza dalla profonda periferia attraverso il coinvolgimento di 150 ragazzi di ben quattro scuole che ricadono nel territorio, la Terno Mantonella, Alessandro Volta, il Belisario, la Scuola Media Foscolo, chiamati a partecipare a un corso di cinema e contestualmente a raccontarsi e a raccontare la loro periferia. È l'inizio di un percorso che ci porterà a realizzare tanti altri progetti, ha spiegato il regista pescarese Walter Nanni, e la bellezza è data dalla coralità del lavoro svolto, costruito tra mille emozioni, con la voglia ancora di raccontarsi e raccontare tante altre storie. Un film documentario che sarà proiettato in tutte le scuole abruzzesi, spiega Maria Concetta Falebene, garante regionale dell'infanzia, perché lo scopo di questo progetto è quello di affrontare l'emergenza del disagio giovanile, soprattutto da un punto di vista culturale, e i ragazzi hanno risposto alla grande.